incredibile, potremo televisivo. Non c'è abbastanza lavoro in questo paese. La mafia dove va? Dove c'è il potere? Una nuova realtà paralima. Un cordiale e affettuoso saluto amici telespettatori di Italia Mia, all'indomani dell'esito elettorale che ha visto il popolo napoletano in gran parte scegliere Luigi De Magistris come sindaco di Napoli, partiamo dunque con i primi approfondimenti politici. La nostra emittente si contraddistingue per seguire la politica tutto l'anno, tutta la consigliatura, quasi tutti i giorni ci sono programmi di approfondimento sulla politica. E noi stasera con Tribuna Laterale inauguriamo il primo dopo il voto con un nostro amico giornalista e opinionista Raffaele Carotenuto. Buonasera. Un parterre naturalmente fatto da chi è stato eletto nella politica cittadina, a partire da Andrea Santoro, consigliere comunale del FLI. Buonasera Santoro. Salve, buonasera a tutti. Dalla parte opposta, anzi al centro, ma non troppo, Italia dei Valori, con Franco Bock si danno rieletto anche questa volta. Buonasera. E all'estrema sinistra, ma solo per un... A sinistra, c'è Antonio Borriello, consigliere comunale del Partito Democratico. Buonasera a tutti voi. Bene, tre forze politiche, una diversa dall'altra. Affronteranno in modo diverso Santoro all'opposizione, il PD un po' spettatore, Italia dei Valori al governo della città, questa nuova consigliatura. Io partirei subito da una prima notizia che abbiamo, ed è quella relativa al Partito Democratico, che, eletto in 4 unità, sceglierà molto probabilmente di non far parte della giunta De Magistris, o comunque della... appunto del sostegno al sindaco. Perché? No, non è così semplice far parte o non far parte. Con De Magistris c'è stato un patto elettorale, il Partito Democratico ha sostenuto con lealtà De Magistris contro Lettieri, la vittoria straordinaria di De Magistris, al suo programma, alle sue idee. Al momento è in atto un dialogo con De Magistris. Che cosa accadrà lo verificheremo nel corso dei prossimi giorni. Una cosa è certa, quello che il Partito Democratico farà in Consiglio Comunale da subito è un sostegno leale a De Magistris, il quale ha la responsabilità di rilanciare la nostra città. Chi governerà a pieno titolo è sicuramente Italia dei Valori, e con Luigi De Magistris c'è una pattuglia di nutriti consiglieri, tra i quali c'è Franco Moccasenaro ancora una volta. Prima di tutto, Franco, dobbiamo ringraziare gli elettori, cosa che non hai fatto nella scorsa trasmissione, per motivi familiari non fosti presente. Ma gli elettori li ho ringraziato successivamente al ballottaggio, perché la cosa principale per me in questa campagna elettorale è stato quello di eleggere un sindaco di cambiamento, di svolta per la città. I napoletani hanno compreso questo. Hanno compreso che De Magistris rappresentava il vero cambiamento di questa città, lo dimostra il dato elettorale, il 65% che De Magistris è riuscita ad ottenere nella nostra città. Certamente che adesso si presenta la gestione del Consiglio Comunale. Io rispetto qualsiasi decisione che il PD assumerà nei prossimi giorni, anche in rispetto alla squadra di governo, però Italia dei Valori, che è il maggiore gruppo consiliare della maggioranza, primo gruppo di maggioranza, non può non aprire un confronto all'interno del Consiglio Comunale con il Partito Democratico per l'attuazione del programma e per dare le risposte che i napoletani si aspettano da questa maggioranza che è uscita dalle elezioni. Santoro, che ruolo ha il terzo polo in questo Consiglio Comunale, visto che è la prima volta che si presentava alle elezioni, diciamo così, con questa compagine, è stato eletto con 3 consiglieri, che ruolo avrà? Ma noi avremo un ruolo di responsabilità. Noi penso che in maniera saggia abbiamo deciso di stare fuori da quello che è stato lo scontro che si è avuto tra il PDL
e il centrosinistra al ballottaggio. Siamo rimasti estranei, diciamo, alla competizione diretta, sollecitando i due candidati su alcuni spunti programmatici legati appunto a quella che era il programma che noi avevamo sostenuto al primo turno con il nostro candidato Pasquino. E credo che questo sia servito perché alla fine De Magistris è stato quello che sicuramente ha recepito il maggior numero di spunti, in particolare sui rifiuti. Già vi era una condivisione sulla contrarietà all'impianto di termovalorizzazione a Napoli Est rispetto al nostro programma, era molto simile a quello di De Magistris, sui temi della legalità che noi avevamo sollecitato. Quindi credo che noi siamo stati in grado di sollecitare, nelle due settimane che hanno separato il primo dal secondo turno, un dibattito. Questo ora ci permette di poter essere lì in consiglio e dialogare senza, diciamo, non siamo certo parte della maggioranza che è stata eletta insieme al sindaco De Magistris, ma per certi versi non siamo neanche all'opposizione, perché noi non siamo usciti sconfitti dal ballottaggio. Quindi dialogheremo con De Magistris. A me personalmente è piaciuto il fatto che lui in campagna elettorale è stato al di fuori, diciamo, della lotta tra i partiti, ha insistito molto su questo tema di voler essere il sindaco della città. Anche la decisione di autosospendersi da Italia dei Valori all'indomani dell'avvenuta elezione, quindi di voler essere libero da condizionamenti partitici, credo sia stato un gesto di grande responsabilità da parte dei De Magistris. Se continuerà su questa scia e dimostrerà veramente di essere libero da condizionamenti che pure qualcuno sta cercando di far arrivare dei partiti che lo hanno sostenuto, se dimostrerà di essere veramente libero da condizionamenti, potrà sicuramente ricevere anche il nostro sostegno in Consiglio Comunale su determinati argomenti su cui ci può essere una unità di veduta nell'interesse della città. Raffaele, te senza domanda. Ci sono tre punti che riguardano esattamente gli interlocutori di questa sera. Il primo riguarda il terzo polo. A mio modesto avviso, Pasquino si avvia, in accordo con De Magistris, a diventare il presidente dell'assemblea cittadina, ed è un punto di saldatura con alcune affinità che il collega Santoro diceva e di alcune appunto affinità politiche che riguardano lo stesso pensiero sui beni comuni, ergo l'acqua pubblica, sulle politiche socioassistenziali e sul grande tema che appunto è il no al termovalorizzatore, perché tre dei quattro principali candidati avevano espresso, tranne Lettieri appunto, avevano espresso il no al termovalorizzatore in città, che questo sul ciclo integrato dei rifiuti è uno dei primissimi punti di contraddizione di De Magistris. Invece, guardando al PD, credo che si appresti a non entrare in giunta, perché già si sta dividendo nel suo gruppo dirigente ancorché commissariato, e il pensiero rivolto ad Italia dei Valori, De Magistris si sveste dei panni di incarichi nazionali all'interno di Italia dei Valori per dare il segnale che parla direttamente con i cittadini, scollegato dai DV, da chi lo ha sostenuto dalla prima ora, e quindi si avvia ad una sindacatura di indipendenza senza permettere ai partiti sì al dialogo ma non a condizionamento. Ecco. Io credo che sono tre cose che ci apprestiamo a vedere nelle prossime ore. Certo. Allora andiamo un po' nello specifico, parto da Marco Sedano e poi sentiamo anche gli altri. Franco, il vostro coordinatore cittadino ha detto però no a Pasquino come presidente del Consiglio dell'Assemblea Comunale. Insomma, siamo già ai sì e no, dice invece in un'ANSA pochi minuti fa De Magistris, no, Pasquino è una mia scelta personale, al di là dei partiti, è una mia idea che ho voluto presentare alla città, se vogliono aderire aderiscono, altrimenti si fa così. Insomma, voglio dire, mi pare di capire che siamo già subito ai diktat. No, non mi risulta che il segretario cittadino abbia espresso un'opinione sulla possibilità che Pasquini possa diventare presidente del Consiglio, questo non mi risulta. Sì, c'è un'agenzia? Su questa decisione che io condivido pienamente, anche se devo dire con molta onestà che è una decisione del Consiglio Comunale, ma che abbiamo sempre, anche nelle passate consiliature, concordato e decise, scelto il Presidente del Consiglio in sintonia anche con il Sindaco. Questo l'abbiamo fatto nella passata consiliatura, pertanto non è uno scandalo
pur essendo una decisione del Consiglio Comunale, perché il Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale, scrutinio segreto, io condivido questo invito da parte di De Magistris nel valutare un'ipotesi che io ritengo veramente di grande profilo per il Consiglio Comunale, che venga diretto, venga, che il Presidente possa essere Pasquini al Consiglio Comunale di Napoli. Questo gratifica tutto il Consiglio e va in quell'idea e in quella proposta fatta in campagna elettorale di un cambiamento e di un rilancio dell'assemblea, della squadra di governo, del sindaco della città di Napoli, ma anche un rilancio dell'assemblea consiliare, perché questo pure si ritiene necessario. Gli elettori hanno penalizzato fortemente i consiglieri della consiliatura che si è conclusa. E probabilmente, io ne sono convinto, che è avvenuto questo perché la gestione del Consiglio Comunale nella passata consiliatura non ha brillato e non ha prodotto quello che la città si aspettava. Borrello. Pertanto c'è la necessità che ognuno di noi che oggi è presente in Consiglio Comunale si dovrà porre il problema di rilanciare anche l'assemblea cittadina nelle proposte, nelle indicazioni e nel sostegno, e questo compete particolarmente alla maggioranza, nel sostegno pieno alla squadra di governo e al sindaco De Magistris. Borrello, che problemi potrebbero nascere secondo te in questa fase? De Magistris in questa agenzia di pochi minuti fa ha detto: è una mia idea di Pasquino, bisogna portarla avanti, è stata una mia idea per coinvolgere anche un certo tipo di classe dirigente, però lui sembra un po' scansare tutti quelli che fanno parte dei partiti, le idee dei partiti, che i confronti con i leader dei partiti, i confronti con i capigruppo. Perché secondo te?